Morgan mette la testa. Si sente. Down. Marco, confermi? Prendo l'ascensore con i REM. Facciamo cin cin perché già stavamo coi calici. Tant'è che tutte le volte che poi li incontrerò in corridoio, ehi, ciao, come stai? Tutto bene? Ancora oggi stento a ricordare tutta quella shakerata cerebrale che ci ha preso in quella serata magica al Forum di Assago. Per arrivare lì abbiamo preso l'Apollo, siamo arrivati al parcheggio del Forum, abbiamo finito di cambiarci in macchina e praticamente ci è stata inviata una limousine, cioè dal parcheggio del Forum a dove eravamo parcheggiati noi, dove siamo fondamentalmente saliti per fare credo non più di 150 metri. E poi si sono aperte le porte, ricordo questo ingresso con tutti i nostri amici complici di MTV. Quindi noi siamo entrati in questa casa famiglia Sony, chiamiamola, dove c'erano tipo le Destiny's Child, c'era una Beyoncé che era una bambina, e mi ricordo che ce le hanno presentate, allora loro sono i Blue Vertigo, loro sono le Destiny's Child, ciao ciao come va, e così, avevano appena fatto Survivor credo. Come se fossimo colleghi all'interno di una serata sì, anche perché di grande noi eravamo festa. Seduti in tribuna e davanti alle ginocchia avevamo le Spice Girl. E così è andata avanti la serata, io ricordo di aver condiviso un taxi proprio con Busta Rhymes e una ex VJ di MTV di cui ero follemente innamorato, che era Eve. Morgan ha fatto una personale reinterpretazione delle parole di Dante, ma secondo me te ne può parlare molto meglio nello specifico lui per come ha rivisto la frase. Quando abbiamo vinto il premio eravamo stupiti, ci siamo alzati, abbiamo fatto la passerella per andare a ritirare il premio e io ho detto, mo che cazzo dico adesso, c'ho il microfono, e ho recitato Dante. Ho detto, fatti non fummo, vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, che poi non la sapevo bene, non so se ho detto conseguir, seguir, canoscenza, conoscenza, infatti non fumo per vivere come drupi, cioè non so se ho detto qualcosa di simile, ma cioè tutta la vita che ho in mente questa frase che ho detto lì, ma l'ho detto in modo talmente irrazionale e spontaneo, non sapevo cosa dire, perché tutti dicono grazie, volevo ringraziare mia mamma, io non volevo fare le solite cose. Ho detto, com'è il linguaggio internazionale? Cosa si deve dire? Dante. È la prima cosa che mi è venuta in mente, che poi ha un significato. Perché noi abbiamo vinto il premio mondiale? Perché fatti non fummo per vivere come bruti, ma per conseguir virtute e conoscenza, o canoscenza. Chi è il tuo artista italiano preferito? Franco Battiato. Franco Battiato. Il tuo artista straniero preferito? Peter Murphy, Trent Reznor, leader dei Nine Inch Nails. David Bowie è il mio artista preferito in assoluto. Un genere musicale o artista insospettabile e lontano dal tuo mondo che ti piace tantissimo? Confesso, mi piace molto il singolo Change di Lisa Stansfield. Le colonne sonore del maestro Umiliani. Mi piace molto il lavoro di Asef Avidan. Un genere musicale o artista che non sopporti? Il latinoamericano, il reggaeton, faccio fatica. Il duetto della vita lo faresti con? Con i Cure, con Annie Lennox, oggi con Billie Eilish. Il successo ti stimola o ti fa paura? Lo sogno molto. Sta succedendo qualcosa di straordinario e di così inaspettato che mi piace tantissimo questa fase di totale cambiamento. Lo sogno ancora. La mia sliding doors fondamentale avviene nel 1986 quando ho conosciuto Marco, perché se a quella festa di Masetto non mi fossi avvicinato al piano mentre lui cantava i pezzi di Black Celebration facendo le armonizzazioni, magari non mi sarei così avvicinato alla musica. Beh sì, la mia sliding doors è simile. E complice sempre Morgan alla fine. Facevo parte della nazionale italiana di scherma, nella squadra di sciabola, ero
un probabile olimpico, quindi diciamo che la mia vita era impostata su altre cose, e in uno studio di Cinisello Balsamo ho incontrato Marco. Io stavo cazzeggiando in studio di registrazione e stavo facendo un pezzo di Adrian Belew, che è uno dei chitarristi dei King Crimson. In quel momento Morgan mette la testa all'interno della sala e mi dice: conosci King Crimson? Conosci Adrian Belew? E io rispondo: sì. Bene, ti interessa provare a suonare con noi? E io ho risposto ovviamente di sì. Credo che se Enrico Ghezzi non mi avesse chiesto di andare al Film Festival di Bellaria, dove io ero in giuria e in concorso c'era Asia Argento con un suo cortometraggio, io non l'avrei conosciuta, non ci sarebbe stato quel momento di idillio, di afflato amoroso, non avremmo avuto una relazione, non avremmo avuto nostra figlia, Anna Lu. Magari i Blue Vertigo sarebbero andati avanti in un altro modo, io sarei stato completamente diverso, perché da quel momento è cambiata molto la vita. Se io non avessi fatto la musica nella vita, avrei fatto un'altra forma d'arte, perché è la vita artistica che mi interessa. Ma io sono forse un poeta? No, non scrive che una parola la penna dell'anima mia. Nostalgia. Allora sono forse un pittore? No, non dipinge che un colore il pennello dell'anima mia. Malinconia. Allora sono forse un musico? No. Non suona che una nota la tastiera dell'anima mia. Agonia. Ma allora di chi dunque sono? Sono il saltimbanco dell'anima mia. Qual è la cosa che fai per prima appena hai tempo libero? Passeggio. Prova a immaginare una cosa che succederà tra un anno. Facilissimo, sarò papà. La città più bella del mondo? Melbourne. Il posto che ancora non hai visitato e dove vorresti andare? Ulan Bator. Qual è il tuo principale hobby casalingo? Cucinare. Qual è la cosa della quale non puoi fare a meno? La compagnia. La cosa che non sai fare e vorresti imparare? Stare in silenzio. La tua paura più grande? Non essere all'altezza di qualcosa. Chi è la donna più stilosa del mondo? Charlize Theron. E l'uomo più stiloso del mondo? In questo momento Brad Pitt. La lingua che non sai e vorresti imparare? Il cinese. Il tuo piatto preferito? La pasta ripiena, la pasta fresca. Qual è il primo ricordo della tua infanzia? Che stavo per morire in acqua. E il tuo libro preferito? Siddhartha di Herman Hesse. E il tuo film preferito? Blade Runner. Da bambino cosa o chi sognavi di diventare? Sognavo di diventare D'Artagnan. Qual è il regalo o la sorpresa più grande che ti hanno mai fatto? Giorgia, la cantante, mi regalò una Stratocaster del 72. Chi è il più rompicoglioni in tour? Direi io, probabilmente. Qual è stato il primo concerto che hai visto? Il tour di Music for the Masses dei Depeche Mode al Palla Trussardi. E ce n'è uno che vorresti vedere? Qualsiasi concerto dei Queen o dei Led Zeppelin. C'è un tuo brano che ti hanno chiesto così tante volte di fare da non sopportare più? Non c'è nessun brano che non amo risuonare anche migliaia di volte. Per una serata speciale e surreale come quella di quel 12 novembre serviva un invito speciale. Io non sono uno ordinatissimo, però li ho tenuti e li ho portati da far vedere. Questo è l'invito ufficiale della festa per l'MTV Music Award e questo è il posto al Forum di Assago, settore B06 fila 8, posto 4. Originale. Ti piacciono le riviste di meccanica? Noi, essendo cresciuti con band come i Duran Duran, i Cure, noi non riuscivamo a capire per quale motivo, se una band aveva un look, non era presa seriamente a livello musicale.
e quindi giocavamo con questa cosa, e dal primo videoclip, che fu fuori dal tempo, MTV fu capace di sposare questo concetto e di portare avanti quello che poi era la nostra idea di estetica, l'idea di estetica che anche Marco stava portando avanti. Fuori dal tempo l'idea era, io ho fatto una coreografia, già ero ballerino, ho fatto una coreografia, l'abbiamo montata la sera prima del video, non è che ci sia chissà quale idea, semplicemente noi, tra l'altro con questi pantaloni, questi sono i pantaloni del video di Fuori dal Tempo, rendetevi conto che mi salgono ancora, vuol dire che non sono mai maturato io, pantaloni di Fuori dal Tempo, non mi ricordo la coreografia, credo facesse una cosa del genere, poi ci faceva una cosa così. L'intenzione iconografica era più che chiara, di cercare di entrare in un sistema e sovvertire le regole. Altre forme di vita, che cos'è? Altre forme di vita è il video e il pezzo che probabilmente fanno, come avrebbe detto Gurdjieff, il salto di ottava, cioè cambiano la proporzione. Sono andato alla Sony, sono andato nell'ufficio del direttore e ho detto: dobbiamo fare il quarto singolo. E loro hanno detto: no, ormai è scaduto il tempo. In effetti era passato un anno da quando era uscito già l'album. Abbiamo detto: ok, lo paghiamo noi, dobbiamo fare il video. E il video era quello di Altre Forme di Vita. Abbiamo fatto il video, siamo andati a salire 200.000 copie. Un cocktail di informazioni, però col pezzo dell'estate, diciamo, con il singolo che ha fatto davvero la differenza nella diffusione del live, dell'album e del nome di Blue Vertigo e proprio dell'identità. Il video di Altre Forme di Vita è un po' la nostra volontà di avere i nostri anni 80, cioè nel senso, visto che non potevamo in nessun modo tornare indietro nel tempo, allora abbiamo portato gli anni 80 avanti negli anni 90.